ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Stiamo chiedendo un giudizio da 1 a 10 al mercato di Casteggio, però dal punto di vista dei commercianti. Da 1 a 10 che voto dà al mercato di Casteggio? Il mercato di Casteggio al mercoledì diamo un 5. Alla domenica andiamo quasi un 8 o 9. Come mai questa differenza? Posso immaginare? Perché ovviamente qui al mercoledì è un po' più frequentato da cinesi, eccetera, anche alla domenica, però quelli che vengono praticamente sono al di fuori di Casteggio, cioè Pavia, Piacenza, Broni, Bergamo, eccetera, eccetera, almeno sul mio settore, poi gli altri non lo so. Io parlo sul mio settore, la domenica per me è buona. Come vive questo tipo di concorrenza interna, chiamiamola così? Beh, io sono un po' single, diciamo, mi arrangio un po' da me, non guardo gli altri, cerco di dare dei valori alla merce che ho e cerco di imporre i miei gusti, ecco, bene o male, ed aiutare il cliente a scegliere nel migliore dei modi. Per fidelizzarlo? Per tenermelo, ovviamente. Va anche in altri comuni o viene solo a Casteggio lei? No, faccio Tortona, Castelnuovo e Voghera. Se dovessi chiederle in quale comune si trova meglio? Non in Piemonte. Quindi in Lombardia. Quindi magari a Casteggio. Esatto, Casteggio anche, ma più che altro diciamo come zona tra Castelnuovo e Tortona è meglio Castelnuovo, benché è in Piemonte. Io darei un voto circa del 7, perché a livello di organizzazione non è del tutto, a parere mio, messo giù in modo idoneo, perché ad esempio abbiamo dei banchi sulla via laterale, un banco più spostato in avanti, un altro indietro. Secondo me bisognerebbe raggruppare e lasciare anche dei parcheggi liberi dove non ci sono più i banchi, al posto che dare magari delle multe a persone che non ne hanno bisogno. E questa è la parte più negativa. Quella più positiva? La più positiva invece io credo che la gente che gira mi piace molto e tutta gente educata. Quindi i cittadini sono la parte positiva? Sì, molto. Tu fai il mercato anche in altri comuni o solo qua? Qua vicino faccio a Voghera il venerdì. Lo trovi meglio qua o Voghera? Tutti e due i posti. Un giudizio positivo su entrambi? Sì, giusto. 3. Come mai 3? Perché ormai è quello che è, ecco, è calato moltissimo e non aiutano per niente. È pieno di supermercati, quindi... Quindi la vicinanza col supermercato crea fastidio? Sì, anche. E poi, vabbè, siamo in 1000, quindi... Quindi il fatto che ci siano troppi commercianti presenti e che ci siano i supermercati qui vicino crea dei problemi nelle vendite? Sì, anche. Molto più. Sono i supermercati, quindi... Ecco, cosa che accade, che è accaduto di recente oppure è una... Da un po' di... sì, qualche anno. Specie quando hanno aperto il Gulliver qua in piazza... Hanno ammazzato la piazza, ecco. Andate anche in altri comuni a fare mercato o solo qua? No, no, altri comuni, però insomma un po' meglio di qua c'è. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.